tutti voi, cari amici di Teleradio Colbe, un saluto cordiale. Oggi ricordiamo San Marco Evangelista. San Marco è nato nel primo secolo a Cirene ed è morto nel primo secolo ad Alessandria, in Egitto. La ricorrenza è il 25 aprile. È patrono di Veneto, Venezia, Latina, Pordenone, San Marco in Lamis, Cassola, Gardone Valtrompia, Pieve Anievole, Cairano di San Marco Argentano e altri comuni. È il protettore degli allevatori, dei calzolai, dei farmacisti, degli interpreti, dei notai, degli ottici, dei pittori, dei segretari e dei vetrai. San Marco fu eletto da Dio ad essere il portavoce dello Spirito Santo, scrivendo la vita e la dottrina di nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo che porta il suo nome. Nacque a Cirene ed era cugino di San Barnaba. Sua madre si chiamava Maria. Rimase ubbidiente alla legge di Mosè fino dopo la resurrezione di Gesù, quando fu da San Pietro convertito alla fede cristiana, istruito e creato sacro ministro. Dalla sua conversione in poi non si staccò più dal principe degli apostoli, da cui era amato qual tenero figliuolo, come lo chiamò in una sua lettera. Vi saluta anche Marco, mio figlio. San Marco era il segretario, l'interprete di San Pietro. Il suo Vangelo, come dicono i Santissimi Padri, non è altro che la predicazione di San Pietro fissata sulla carta. Accompagnò l'Apostolo nei suoi viaggi a Roma, ove appunto scrisse il suo Vangelo in lingua greca, la più parlata in quei tempi. Lo scopo del Vangelo, secondo San Marco, è di dimostrare la potenza di Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si manifesta nell'operare molti e grandi miracoli. Simbolo del suo Vangelo è il leone, il re degli animali, che molto bene rappresenta la potenza di Gesù Cristo. Scrisse il suo Vangelo tra l'anno 40 e 60, dopo quello di San Matteo e prima di quello di San Luca, come ci assicura la tradizione. Incomincia con un preambolo, quindi parla della divina missione di Gesù in Galilea, poi delle varie escursioni apostoliche in altre parti della Palestina e termina col descrivere l'ultimo viaggio a Gerusalemme, l'ultima Pasqua, le sofferenze, la morte, la resurrezione e la gloria di Gesù Cristo. Nessuno tra i fedeli poteva possedere le divine verità meglio di San Marco, il quale continuamente le apprendeva dalle labbra del principe degli apostoli. Ordinato vescovo, fu mandato da San Pietro in Egitto a predicare il Santo Vangelo. Confermando la sua predicazione con l'esempio di una vita santa e penitente, con innumerevoli prodigi, aiutato dalla divina grazia, fondò in Alessandria una fiorente comunità, la quale divenne la celebre Chiesa Alessandrina, che ci diede un Sanchino, un Sant'Antonio, una Santa Caterina e tanti altri servi del Signore. Dopo una vita di travagli, tutta spesa a gloria di Dio e al bene delle anime, subì un martirio lungo e crudele. Fu legato ad una fune e trainato da un cavallo per luoghi sassosi e scoscesi, finché il 25 aprile dell'anno 68 l'anima sua entrò nella gloria con la triplice aureola del Vergine, dello Scrittore e del Martire. Le sue reliquie furono trasportate a Venezia e riposte nella Basilica di San Marco, ove sono oggetto di grande venerazione. San Marco ci offre il Santo Vangelo, leggiamolo e impareremo a conoscere Gesù, ad amarlo e a seguirlo. O Dio, che hai nobilitato il Beato Marco mediante la grazia della predicazione evangelica, Dee, concedici di approfittare sempre del suo insegnamento e di essere difesi dalla sua predicazione. A tutti voi, cari amici di Teleradio Colbe, santa giornata.